Tanta gente che magari Paolo è abituato, ma non pensavo che ci fossero tanti anche per la presentazione di una rassegna che evidentemente appassiona. Scrivere un libro non è facile, ne parlavo prima con Bettina, anche perché non è facile che qualcuno magari se ne accorga e che magari te lo pubblichi e diventi un libro importante. Ma anche organizzare una rassegna culturale è altrettanto difficile. Bisogna avere la passione per la lettura, perché bisogna scoprire i libri, e anche per l'organizzazione. Ecco, Paolo Folli ha dimostrato nel corso degli anni di possedere entrambe le caratteristiche. Ed è per questo che il quotidiano Il Piccolo, che oggi lo rappresento, ha scelto di dare una mano. E dall'inizio, all'epoca c'era il direttore Paolo Samai, che appunto abbracciò quasi subito il libro del 1803. Il Piccolo, insomma, tenta di dare una mano come può a questa iniziativa culturale, dando uno spazio e comunicando a tutto il territorio appunto la presenza di questa manifestazione capillare, anche se concentrata appunto nell'arco praticamente di un mese. Io vengo da una città, Trieste, dove gli appuntamenti culturali non mancano, come non mancano teatri, cinema, associazioni e tutto quanto. Lavoro tra Gorizia e Monfalcone ormai da oltre 6 anni. La cosa che mi ha colpito di più fin dall'inizio, ho iniziato a Monfalcone e poi sono venuto qua, sono state appunto il numero di artisti presenti in questo territorio, soprattutto pittori, tanti fotografi, e presenti in tutto l'Isontino e nella bigliacheria. E il numero di iniziative culturali che vengono promosse anche nei paesi di questa provincia o ex provincia, come vogliamo chiamarla, che proprio per la costanza con cui vengono portate avanti rappresentano un unicum invidiabile anche per una realtà come la mia Trieste, che magari negli ultimi tempi ha avuto delle difficoltà nel promuovere determinate iniziative, forse perché tutta una serie di associazioni sono venute meno poi davanti alla crisi. Quindi diciamo che ogni realtà, da Gorizia, la città di Gorizia, anche il paese più piccolo, invece ci tiene a organizzare le sue iniziative. Ed è quindi invidiabile tutto. E questo è un territorio che è un Venezia Giulia, un fazzoletto, insomma, però è un fazzoletto che ha il mare, ha la montagna, ha la collina, sono tutte a portata di mano del cittadino, e ce le invidiano molti, anche se spesso noi stessi magari non ce ne rendiamo conto. Ecco, la presenza di un confine, poi negli anni superato, secondo me ha spinto intere generazioni di ragazzi al viaggio, al mito del viaggio, alla ricerca del viaggio, e ha portato anche a compiere magari delle scelte di vita, anche estreme, e a diventare magari anche giornalisti proprio per la curiosità, nello scoprire, nel voler scoprire non solo il loro territorio, ma andare anche in giro per l'Europa, per il mondo. Non è un caso anche che la Venezia Giulia abbia pagato anche un prezzo molto alto nell'informazione, con la morte di 5 giornalisti in giro per il mondo svolgendo la loro attività. E, ecco, questo percorso del libro del 1803 è curioso perché fa parte a pieno titolo di questo contesto della curiosità e anche del viaggio. Prima Poli parlava della rassegna appunto nella sala dell'azienda della PT, che stava appunto a simboleggiare il viaggio, ma è un viaggio anche nella cultura, nella memoria, nei ricordi, e quest'anno appunto prosegue questo filone ben tracciato con scrittori e giornalisti, mescolandoli assieme. Quest'anno, anzi, scrittrici e giornaliste, perché è una rassegna tutta al femminile, che adesso vedremo assieme. Tra l'altro
in sala vedo tantissime donne, saranno il 70% praticamente, non so se è sempre così, Paolo. E, iniziamo oggi appunto con il libro Morte con Lode, che è il primo romanzo di Bettina Prenz, è una traduttrice dell'Università di Trieste, è un giallo che poi appunto introdurrà Polly. Ho letto l'intervista, non il libro, ho letto l'intervista al libro, lo leggerò, l'intervista che è uscita sul Piccolo nelle settimane scorse, dedicata proprio all'autrice, e mi ha colpito come non si sia ispirata a nessuno nel mondo dei gialli e del thriller per costruire la sua protagonista, Sara. E appunto è un al centro del suo libro c'è il mondo accademico che lei appunto conosce molto bene, e mi ha colpito anche che ha detto che non potrebbe scrivere qualcosa che non conosce, e che si è pure divertita a scriverlo, quindi praticamente ha chiuso il cerchio. Chissà se i colleghi poi l'hanno letto, magari si sono riconosciuti, magari qualche personaggio di qualcosa, ma tutto ce lo dirai dopo. E il libro delle 18.03, con questo primo appuntamento, ne aggiungerà altri 6 come presentazioni in una sede, e poi invece Polly vi racconterà anche delle, chiamiamole gite culturali e anche enogastronomiche magari presenti sul territorio. Si proseguirà appunto nella sala culturale della PT il 3 ottobre con Ilaria Tuti, che presenterà il suo libro Ninfa Dormiente, e sarà presentata da Arianna Boria, che è la responsabile delle pagine culturali del Piccolo. E anche qui c'è una cultura del viaggio, una cultura della memoria, ritornando al 1945, è appunto un percorso che nel libro della Tuti viene affrontato. Il 10 ottobre invece sarà la volta di Alessandra Repossi e Francesca Cosi, che presenteranno il libro Dove iniziano i Balcani. Qui ci sarà la collaboratrice di Piccolo, Ligorio, che parlerà con loro due, insomma, tutta una serie anche di stereotipi magari o di particolarità, dando appunto delle risposte a dove iniziano i Balcani, che abbiamo appunto qui vicino. Si proseguirà con il giovedì 17 ottobre con Viola Ardone e il treno dei bambini. Qui ci sarà la giornalista Emanuela Masseria, sempre del Piccolo, che dialogherà con lei. In un libro particolare si parla di viaggio, di quando i bambini, magari nel dopoguerra, venivano portati al nord a fare le vacanze, scoprivano non solo nuovi territori, ma scoprivano anche magari nuove realtà e una nuova dimensione per se stessi. E il 24 ottobre invece Marina Mander con L'età straniera, e qui ci sarà la giornalista del Piccolo Elena Placitelli, che dialogherà con lei. E poi giovedì appunto la cadenza con questo appuntamento di cui ti accennava Polly prima, Il bianco si lava a 90, e una presentazione di un libro anche in una sede particolare, appunto, che lega Gorizia a Nova Gorica, in vista appunto della tentativa di diventare capitale della cultura. Sono tutti appuntamenti secondo me importanti, che hanno un filo logico, un filo pensato dall'associazione, da Polly, per fare questo viaggio nella cultura, e in questa cultura nel viaggio, come lui appunto ribattezzare questa edizione autunnale del 2019. Grazie a tutti. Grazie veramente. A quello che appena illustrato Pietro, poi si aggiungono quelle che sono le nostre presentazioni in movimento, così le
Noi avremo tre appuntamenti il 5 di ottobre, poi il 19 ed ancora il 26 ottobre. Cominciamo con una visita che secondo me in questo periodo va fatta, è la fatta all'isola dell'Acona. Quindi in corriera andremo all'isola dell'Acona e lì sceglieremo i vari percorsi che le guide ci indicheranno, stiamo organizzando tutto quanto e vedremo da vicino un ecosistema che, credetemi, è unico al mondo. E lì non parliamo solamente degli uccelli, degli uccelli che in questo periodo stanno arrivando o che stanno partendo, ma c'è veramente tutta una flora, una fauna eccezionale da vedere. Cammineremo per l'isola dell'Acona lungo la foce dell'Isorso per circa 3 ore e mezza, ma anche con soste guidate nei punti di osservazione che ci permetteranno di vedere molto bene, di conoscere molto bene quella realtà. Andremo poi, e lo richiamavo già prima, sul caso Triestino, dove presenteremo un altro libro di una scrittrice triestina, Erika Bonanni, lo faremo nella Svizzera che è mai troppo lodata, di cui parlavo prima. L'autrice sarà introdotta da una conoscenza del libro del 1803, che è Martina Voci, ma anche con letture del libro di Bonanni da parte di Cristina Primavera e musiche di Bussani. Completeremo invece il percorso delle uscite il 26 di ottobre. Altre volte avevamo tentato di fare questo percorso, che è un parco tematico sulla Grande Guerra, forse a mio avviso il meglio coltivato e mantenuto della regione Friuli Venezia Giulia, che è quello sopra Monfalcone, proprio a ridosso di Monfalcone. Ecco, ci tengo a dire che saremo accompagnati nello specifico, oltre che da storici e da ricercatori, anche da speleo, perché noi vedremo anche delle grotte che durante la Prima Guerra Mondiale fungevano da riparo, no? Come la Grotta Vergine o la Grotta dei Pipistrelli. Probabilmente a molti non dice niente, però avremo occasione di vedere e di apprezzare. Tutte le uscite, come dicevo prima, saranno organizzate in collaborazione con la Proloco di Fogliano Liguria. Aveva già questa associazione collaborato con noi, ma la più recente normativa sull'associazionismo, no, ci imporrà tutta una serie di obblighi con il prossimo anno, ai quali noi vogliamo adattarci anche attraverso chi ha maggiore professionalità proprio su questo, perché rinunciare alle uscite significherebbe rinunciare a molto della nostra rassegna. Quindi ci trasformiamo, ci evolviamo, ma non faremo mancare niente. Io, dopo quello che ha detto anche Pietro, per quanto riguarda l'illustrazione della rassegna, questa 23esima, mi fermo qua. Non so se Bettina o Pietro vogliono aggiungere qualcos'altro. Io ricordo solo una cosa, che perché Pietro mi aveva pregato nei giorni scorsi di dirlo, lui non potrà stare con noi fino alla fine, mi dispiace sinceramente, ma la presenza in redazione, da quanto ho capito, è un po' forza assente, e quindi Pietro dovrà lasciarci, lo scusiamo, e lo scusiamo fin da adesso. Bettina, comincio? Comincia pure, non ho nulla da aggiungere, se non che parteciperò a tutti questi belli eventi nella misura del possibile. Ti ringrazio. Allora, qualche accenno Lilian Prenz l'ha già fatto
Pietro Comelli. Però, se mi permetti qualche parola in più, io la spenderei. Io sono veramente contento di avere Prenz ospite questa sera. Lilian Bettina Prenz è nata in Argentina, a La Plata, non dico l'anno, ma lo scrive lei dappertutto, quindi non sarebbe un segreto. E mente. Ma posso dire che Bettina nel 1976, a seguito di tutto quanto sappiamo successe in Argentina in quegli anni, che poi portarono a quella che è stata una tremenda dittatura, qual è quella di Videla, nel 76 la famiglia Prenz lascia l'Argentina, lascia lavori, affetti, amicizie, il padre di Bettina insegnava all'università di Buenos Aires, e vengono in Europa, si stabiliscono a Belgrado, sempre per conoscenze e studi del padre, e Bettina, non solo la sorella, ma Bettina sicuramente fa le elementari a Belgrado, cominciando a studiare in serbo e scrivere in cirillico. Posso interrompere? Certo. Come vedete, lui è partito da molto lontano, quindi dovrete avere pazienza, siamo appena alle elementari. No, questo serviva solamente per inquadrare. Ma hai detto tu di sì, beh, ma il ruolo della professoressa questo deve essere. Quindi si trasferiscono a Belgrado, ma poi arrivano un po' nella località che aveva visto la partenza dei nonni paterni, se non sbaglio, e cioè Trieste, i nonni paterni di origine istriana, però alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, una grande crisi, emigrano in quelli che in un mondo che sembrava la terra promessa, come allora era l'Argentina. Quindi da Belgrado ritornano a Trieste, dove ancora adesso Bettina Prenz vive, lavora, studia, e per quanto riguarda gli studi, lei si è laureata però a Venezia con parentesi un po' in tutta Europa, ecco, ma penso alla Spagna, a Parigi, a Graz e via dicendo. Contemporaneamente poi, dice lei, perché ho letto, cominciando a lavorare fin da subito, facendo quello che gli veniva naturale, conoscendo tante lingue, facendo la traduttrice di testi, ma anche di film, di cui ancora oggi si occupa, di traduttrice di produzioni cinematografiche, e alla fine, leggo di lei, alla fine arriva anche la traduzione letteraria e poetica. Allora, alla fine forse è una forzatura, perché la parte letteraria e poetica è insita, penso, nella famiglia Prenz. Juan Ottavio Prenz è uno scrittore di fama mondiale, conosciutissimo in tutta l'America Latina, ma anche in Europa. Mi piace ricordare, perché l'abbiamo visto anche di recente in televisione, è stato premiato con il premio Nonino 2019, e c'è una bellissima motivazione che non ricordo, perché poi divento ancora troppo lungo e quindi mi fermo qua. Bettina ha pubblicato già altri lavori, ha ricevuto molti premi, soprattutto ha tradotto i libri del padre, sia soprattutto poesie, penso, cominciando, ma poi tutta la produzione letteraria di Juan. Io posso mettermi là in piedi e intervenire? Certo. E sai perché lo faccio? Voglio
poi scusate se mi prendo questa libertà, però sono terribilmente a disagio da quando ho iniziato tutta questa bellissima presentazione, perché io sono seduta in quell'angolino e la platea di destra non riesco a vederla e si tende a parlare sempre così e quelli vengono, mentre così riesco a tenere un po' tutto sotto controllo, ecco, così non resta esclusa, vedi il tocco della professoressa che vuole tenere sotto controllo tutto, ecco. E quindi, no, diceva... allora lui diceva, così intervengo anch'io, abbiamo i due microfoni, e fondamentalmente io ho tradotto le edizioni italiane degli ultimi romanzi di mio padre e l'opera poetica. Bene. Veniamo invece al libro, nel senso che voi avete capito che parlando di Prince, padre, figlia o figlie, dovremmo fare una presentazione ancora più lunga, ma avrete modo di approfondire sicuramente. Questo è il primo libro, è un giallo. Un giallo, Morte con lode, la prima indagine di Sara Katz. Ed è un libro, devo dire che a me è piaciuto molto, tutto orientato poi al femminile, un po' in linea con quella che è l'edizione di quest'anno delle 1803. Da Sara Katz, ma anche alla vittima che noi troviamo fin da subito, no? Dalle prime pagine di questo libro. Quindi è sbagliato dire che è un libro orientato anche questo tutto al femminile. Allora, non è sbagliato dire che è orientato al femminile, è giusto però precisare che io questa cosa non l'ho assolutamente pensata, ma questa cosa si è presentata naturalmente. E quando mi è stata posta la prima volta questa domanda, in effetti, in realtà non mi è stata posta la domanda, mi è stata fatta una richiesta. E la richiesta era di mettere un sottotitolo al libro. Siccome l'editore voleva fare una seconda indagine, una terza indagine, bisognava mettere prima indagine di qualcuno. Naturalmente in questo libro c'è, come in tutti i libri, un ispettore, e si voleva mettere il nome di questo ispettore, al che a me è nato spontaneo dire assolutamente no, perché l'ispettore? E mi hanno guardato come dire, se l'indagine sarà l'indagine dell'ispettore, giustamente. Al che io ho detto no, sarà la prima indagine di Sara Katz. Chi è questa Sara Katz? Sara Katz è una protagonista del libro, che è una docente universitaria, che parla in prima persona. Ora, il libro non è scritto tutto in prima persona, il libro ha dei capitoli che si alterna la terza persona di un narratore onnisciente e la voce di Sara Katz, questa docente che è in qualche modo coinvolta in questo delitto che avviene all'università e lo narra in prima persona. Quindi, quando mi è stato chiesto di mettere il sottotitolo, io ho pensato all'indagine di Sara Katz, anche se non è lei quella che indaga, diciamo, ufficialmente, sebbene a modo suo indaghi. Quindi, se è al femminile, è fondamentalmente, e là mi sono resa conto che in realtà c'è del femminile in quel libro, perché la voce portante, lo sguardo soggettivo sulle cose, è quello di Sara Katz. E mi sono anche resa conto che uno sguardo assolutamente diverso da quello che può essere uno sguardo neutro come quello del narratore onnisciente. E poi c'è un'altra domanda, forse sembra scontata, ma voglio farla lo stesso, nel senso che magari non colgo. E come mai poi la scelta di ambientare il libro proprio nel mondo accademico? Probabilmente quello che è, tu conosci meglio e che frequenti abitualmente. Sì, come diceva, come hai citando quell'intervista dicendo mi ha colpito, non so scrivere di cose che non conosco, in realtà questo è un discorso che magari andrebbe un attimo articolato. In realtà la questione dell'ambiente universitario nasce
perché è un ambiente che conosco, un ambiente che da studente e poi da docente ci ho vissuto, quindi è quasi, no, la seconda casa. E nel momento in cui è balenata l'idea di un delitto, è nato spontaneo che il delitto avvenisse in quel posto là. Chiaramente è stata una cosa spontanea. Chiaramente mi sono anche resa conto che comunque era uno spazio ben circoscritto in cui io potevo muovermi come in un microcosmo. Questo non significa che perché la professoressa è professoressa per forza tutto dovrà venire anche in futuro in una seconda indagine, in una terza indagine all'università. Tant'è vero che il secondo libro c'è sempre naturalmente Sara Katz, ma Sara Katz non è soltanto docente, ma frequenta altri ambienti, quindi l'ambientazione sarà diversa, sempre naturalmente tenendo conto che lei fa quel lavoro, quindi in qualche modo il mondo accademico ci sarà. E poi è buffo, volevo dire soltanto ancora una cosa. No, ogni ambiente presenta gli estremi per un omicidio, no? Voglio dire, in qualsiasi ambiente, se noi esageriamo tutto, portiamo tutti gli estremi, c'è la possibilità che venga compiuto un omicidio. E stando io tanto tempo, conoscendo così bene l'università, nel momento in cui ho pensato all'omicidio, anche qua ci può scappare il morto, ecco. Quindi la scelta del giallo è una scelta indirizzata. Non consapevole, è una scelta assolutamente non consapevole. Il libro nasce dalla volontà di scrivere, di raccontare una storia, una qualsiasi storia. Quello che mi interessava nel momento in cui colgo l'occasione, visto che sono stata introdotta anche tramite la presenza di mio padre, che come è stato detto uno scrittore, io non mi sono mai sognata di scrivere qualcosa di mio, se non fare le traduzioni, che sono una forma di scrittura, scrivere qualche saggio, scrivere qualche articolo e scrivere per me. Perché? Perché naturalmente, stando in un mondo letterario, da sempre a un certo punto diventa un po' ingombrante, dici, boh, lui è scrittore e io non mi metto a scrivere, tanto più che io ho una grande stima di mio padre ed è uno dei miei autori preferiti. Detto questo, io non mi sarei mai messa a scrivere, ma è nato per gioco ed è stata una scelta non consapevole perché avevo la voglia di raccontare qualcosa. Un giorno venne fuori una pagina con un morto e racconta, è venuto fuori un giallo. C'è qualcosa di autobiografico in questo giallo o no? In questo giallo c'è qualcosa di autobiografico, è la domanda, e l'altra domanda era simpatica, se qualcuno vi si è riconosciuto, quindi le due cose in qualche modo sono collegate. E di autobiografico naturalmente c'è tutto, in quale misura? Nella misura in cui il mondo che si descrive comunque è un mondo abitato dallo scrittore, per cui per esempio io mi sono alzata, mi sono messa in piedi, il personaggio è una docente, io faccio sempre lezioni in piedi, non riesco a stare ferma e quindi questa cosa viene travasata. Ciò non significa assolutamente che il personaggio sia io, quindi in questa misura c'è dell'autobiografico, no? O nell'osservazione di una pioggia in un contesto che cade in un certo modo perché l'ho vissuto io, ma non è che questo sia autobiografico. Per quanto riguarda il biografico, a questo punto il riconoscimento di eventuali, qualcuno legge, università, colleghi, studenti, c'è una lezione, ci sono le sessioni di laurea, ci sono gli appelli d'esame, c'è il corridoio per cui transitano tutti, quindi è molto probabile che magari qualcuno vada a cercare e vedere se riconosce un collega piuttosto che un corridoio, piuttosto che un'aula. Allora, io spero da una parte che non soltanto
gli abitanti del mondo accademico si riconoscano in qualcosa di quel libro, che non necessariamente deve essere un personaggio, ma che può essere un gesto, può essere un pensiero, può essere una parola, come avviene con i libri che sono scritti bene. Quindi questo spero. D'altra parte spero che nessuno si riconosca in nessuno, perché non c'è nessuno di vero, ecco. E il titolo del libro parla della prima indagine di Sara Katz. A tutti gli effetti a indagare è un ispettore di polizia, già studente di quella facoltà all'università, fra l'altro una persona anche ben vista in quell'ambiente, soprattutto dalla segretaria o da altri professori. Quindi c'è qualcosa che non si capisce dal titolo e dall'inizio. Si parla della prima indagine di Sara Katz, ma poi troviamo l'ispettore Giuseppe, studente non proprio modello. In verità, un ex studente, lavoratore, quindi lui ha frequentato l'università già grandicello, come succede con gli studenti lavoratori, quindi non che sia proprio coetaneo di tutti i docenti, ma di alcuni sì, torna per l'indagine dopo un po' di tempo e chiaramente conosce un po' tutti i meccanismi della facoltà, essendoci stato lui da studente. Allora, la domanda è, lui indaga e come mai Sara Katz anche indaga? Allora, lui indaga e chiaramente colui che porta avanti l'indagine ufficiale. Ma naturalmente, siccome il delitto avviene in questa facoltà, l'ispettore conosce più o meno tutti i docenti che deve interrogare, trapela qualche dettaglio qua e là di moventi, della dinamica del delitto, quello che è. Per cui sono tutti i personaggi, dagli studenti ai professori, alla segretaria, agli amministrativi, sono tutti naturalmente coinvolti in qualche modo nel tentativo di risolvere il delitto. Per cui alla fin fine in realtà è una spirale di indagini in cui l'indagine ufficiale dell'ispettore, ma anche Sara Katz conosce delle cose, sa delle cose che vuole andare a verificare, quindi indaga per conto suo. Ci sono altri docenti che vogliono capire come mai è successo questo, non quell'altro, quindi indagano per conto loro. Quindi c'è un approssimarsi alla verità con il contributo un po' di tutti i personaggi, buoni, cattivi, grandi, piccoli, studenti e così via. Una domanda che esula magari dal tuo libro, ma che in questo momento magari dove il cinema è in difficoltà e fa dei remake di vecchi film perché non ha grandi idee, diciamo, o spesso in ultimi anni è successo, e se ti chiedessero di trasformare quel libro in un film, in una fiction, saresti contenta, ti piacerebbe o sei ancora proiettata a presentare il tuo libro per quello che è, e visto che viviamo ormai una realtà di internet che brucia tutto, sempre tutto, subito, invece un libro è un libro che poi rimane nella testa, nel cuore delle persone, magari può essere snaturato da altri tipi di produzioni, ti piacerebbe o no? Non so risponderti a questa domanda. Quello che so dire a proposito è che io sono una grandissima lettrice di classici pesanti anche della storia della letteratura, e che non riesco proprio, una cosa più forte di me, non riesco a tollerare di vedere il personaggio, magari quello mio preferito, impersonato da un attore che poi magari farà un altro film. Quindi, siccome la letteratura in qualche modo ti lascia costruire l'immagine, la percezione mentale del libro, dei volti dei personaggi, delle ambientazioni, te lo lascia fare a te questo lavoro, sebbene ci siano le descrizioni dei personaggi piuttosto che dei luoghi, però è un lavoro importante che il lettore fa, immaginarsi, no? Questo libro che prende forma naturalmente dentro ogni lettore in maniera diversa. E questo proprio è una cosa
non è la risposta alla tua domanda, ma è una cosa di base mia, personale, quindi non guardo mai i film, e questo è un preconcetto anche mio, perché ci sono dei film bellissimi fatti basati su dei romanzi, però dei libri che sono veramente affezionata, non voglio dare un volto, per esempio, ai miei personaggi, che quelli che magari mi accompagnano da tutta una vita e così via. Però del cinema, ti grazie per questa domanda che mi hai fatto. Io adesso sto lavorando, come hanno detto nella presentazione, io traduco, faccio traduzione multimediale anche per i festival del cinema, e in questo momento naturalmente stiamo preparando i sottotitoli per le giornate del cinema muto di Pordenone. Vi sprono tutti quanti a precipitarvi in massa, andare a guardare i film muti, perché sono, dal punto di vista narrativo, si diceva carenze di idee, si brucia tutto, eccetera, eccetera, sono delle storie, anche quando sono delle storie semplicissime, graziosissime, ma narrate con una estrema cura e altezza stilistica, non saprei come dirlo diversamente, che è veramente una meraviglia, riempie il cuore. E potresti dirci qualcosa sulla struttura narrativa del libro? È sempre avere un'articolazione particolare della dimensione temporale. Allora, la struttura del libro, come ho detto prima, si alternano due voci narranti, una in terza persona, una in prima persona, e questo ci dà già prospettive naturalmente diverse sugli accadimenti. E dal punto di vista, quindi c'è questa alternanza così tra una prima e una terza persona. Il libro è molto semplicemente indicato ad ogni inizio capitolo, perché adesso capirete perché lo dico, non lo so, lunedì, mezz'ora dopo da un'altra parte, 15 minuti prima, su per le scale, insomma ci sono le indicazioni temporali fondamentalmente, e apparentemente una narrazione lineare, no? Si inizia con un venerdì, con una fatidica lezione, che mannaggia, forse non ci doveva essere, un venerdì, e poi si finisce 3 settimane dopo. Ci sono le varie indicazioni. Però, laddove c'è l'indicazione di che cosa sta avvenendo di fatto qualcosa, un evento, un accadimento in quel preciso momento, però, e questo non crea confusione, vi assicuro, magari pensate come l'ha scritto questo libro, però nel momento in cui avvengono certi fatti si torna indietro, magari si va avanti per giustificare o per capire quei fatti all'interno di quel capitolo. Quindi in questo senso qua non dovrei essere io a dirlo naturalmente, ma visto che sono qua io lo dico io, è una narrazione piuttosto vivace. Ma lo dico io, nel senso che faccio mio, per come è articolato quel libro, sicuramente la lettura è molto facilitata ed è accattivante, e anche la struttura dei capitoli, anche brevi, no? Non ti fanno mollare il libro, perché vuoi immediatamente andare avanti al capitolo successivo. Devo dire che la lettura non solo piacevole ma anche stimolante, quindi concordo con quello che non avresti dovuto dire prima, ma che ho detto io. E parlavamo prima che cominciassimo, scuso alle persone alle quali volto le spalle, già della prossima edizione del libro del 1803, e dicevo a Bettina che quando abbiamo cominciato a lavorare a questa edizione volendola tutta al femminile, io non conoscevo e non sapevo ancora del suo libro, e ho detto vabbè, ma quindi sarà cazzo, se questa è la prima indagine evidentemente ci sarà, come dicevi, verosimilmente una continuazione, ma è possibile prevedere una tempistica, egoisticamente pensando
che ad aprile faremo un'altra edizione, che ad ottobre faremo ancora un'altra. Allora, le tempistiche, scusami, le tempistiche chiaramente non dipendono mai da me. Io sono una che sta agli orari 18.03, speravo che cominciasse, invece no. No, il secondo libro è già scritto, quindi non dipende da me, ecco, appena si mette in prima lavorazione, poi si decide bene quando, comunque è già scritto. È ambientato nel mondo dell'atletica. Così avete un anticipo, perché sarà hardcore. C'è anche un richiamo anche qua, nel senso che sul primo c'è il mondo dell'università che ti appartiene, l'atletica in qualche maniera c'entra ancora. Una domanda personale? Sì. Ah beh, io ho tanti record nazionali master nella 4x100, 4x200, 4x400, la svedese che sarebbe staffetta 100, 200, 300, 400, comunque sono 400ista. Complimenti. Ancora una domanda, prima di chiedere al pubblico se c'è eventualmente qualche intervento. Io leggevo il tuo padre tempo fa un passaggio circa le radici, che adesso non ricordo ma non mi era piaciuto. E lui parlava non di radici ma di ali. Esatto. E quanto sei legata al mondo in cui sei nata, quanto sei legata al mondo in cui hai studiato, hai fatto l'elementario o altre scuole, quanto sei legata all'Italia o niente radici ma ali? Niente radici ma ali, direi io. Naturalmente questo è un modo di dirlo in maniera provocatoria, perché un uomo deve essere ancorato alla terra. Però questo ancoramento alla terra non deve essere un ancoramento statico, naturalmente. Io comunque, se devo scegliere tra radici e ali, scelgo comunque sempre le ali. In questo non posso che essere figlia di mio padre, d'altra parte abbiamo una vita familiare assolutamente mobile. Abbiamo vissuto in paesi diversi, ci siamo spostati sempre, conosciamo mondi diversi, lingue diverse, e parliamo con qualsiasi lingua, in qualsiasi posto, con qualsiasi persona, cioè in questo senso qui veramente ali. Però l'ancoramento alla terra di cui dicevo prima, se a me mi chiedete che cosa sono io sono argentina, eppure ho vissuto quasi tutta la mia vita in realtà fondamentalmente in Italia. Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che man mano che si va assorbendo, no? Una cultura diversa, quella si va a sedimentare nella propria identità, per cui c'è l'attaccamento anche quella. È chiaro che è faticoso ed è lacerante, perché quando si è in Italia si vuole essere in Argentina, quando si è in Argentina si mancano gli amici di Belgrado, quando si è a Belgrado la Senna è Parigi, quindi diventa una cosa, diciamo, faticosa, quella solita cantilena che noi sentiamo, quella diversità, arricchimento. È vero, è anche difficile sostenere la diversità all'interno di sé, però è una cosa talmente splendida, talmente bella, che così è. Io ringrazio la professoressa Prenz per essere stata con noi questa sera, è stato un piacere. Grazie e buonasera.